Questo è da dietro. Ma cos'è un cervo? Ma che è? Incredibile! È proprio il segnale quello disegnato quando te lo disegnano che c'è sta attraversamento? Riprende proprio da realtà. E dai, dai, dai! Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi farò una reaction dedicata agli italiani alla guida. Questa è la terza parte. Allucinante! Presi da Bad Drivers of Italy. Vabbè, qua a Roma la guida è una giungla. Chissà da voi. Non so dove abitate, ma scrivetemelo nei commenti come seguite. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale. Se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Questo che è? Moropa? No, sta correndo? Che? Che? Ma che sta a fa? Cioè, scusate, stava correndo e poi è inciampato come in salame. Corre, corre! Ma che fa? Ma che fa? È inquietante quando questa cosa ti capita di notte. Vedetevi dentro la macchina, eh? Pericolosissimo! Abbiamo la polizia davanti. Adesso ci sarà qualcuno. Eccolo! Eccolo che fa! È il sorpasso e la polizia! Ecco, vai tranquilla, vai! Instant karma e adesso gli farà il mazzo. Ok? Fermati, fermati! Ma che fa? Ma proprio tranquillità! Tranquillità. Lui non conosce precedenza, stop. No, quando c'è lui deve passare. E anche con molta calma, eh. Ha detto? Amamata. Ok, siamo a un semaforo. Passa la signora col passeggino. Guarda sta testa di cane. E poi si è fermato perché è rimasto scioccato anche lui. Cioè, per la serie, non sapevo neanche io di essere così stronzo. Adesso supera. Guarda, guarda, come supera. Guarda come supera. Tu riesci a rintracciarsi nella macchina a faccia. Eh? Ho capito molto bene il dialetto campano, ma era fantastico. A rotatoria, piano, piano. Pietra un po' più larga, amico. E andiamo, e su. Adesso che succede? Supera così. Supera. Tutte e due. Due fenomeni, manco uno, due fenomeni. Due, c'hai ragione, due fenomeni. Uno a sinistra e uno a destra. Sembra che si sono messi a corda, oh. Mamma mia, sento Madonna. È caduto un sasso. Bello grosso poi, eh. È caduto un sasso, gli ha buttato giù una capra. La capra gli ha buttato giù un sasso. Tu si può stare tranquilli un attimo. Prima erano gli umani che buttavano i sassi dal cavalcavia. Adesso bisogna stare attenti alle capre. Sono dispettoso. Qua c'è molta neve. A Trento c'è molta neve. Vai piano, Tendo, vai. Stai proprio in mezzo alla neve poi. Piano. Guarda, eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Ha perso il controllo. Ha perso il controllo. Ma è veramente, ma non sei normale, eh. Ma che te corri sulla neve? Che? Questo che fa? Vabbè, fa sta infrazione? Deve girare da qua? Manco lo può fare? Dai, e gira. Gira. Dove vai, oh? Dove vai, oh? Dove vai? Ma che? Ma oddio, ma non c'è sta nessuno qua dentro. Non ci posso credere. No, ma questo si è sfrenato perché qua non c'è sta nessuno. Incredibile. Qua? Vai. Dai, passa, devi dare la precedenza, ma non c'è sta nessuno. Dai, che devi fa? Che devi fa? Devo tornare indietro. Ma che? Ma ti dice pure che... Vai, vai, ma via, vai a sinistra se devi girare. Ma guarda che sei veramente... Ma io non lo so, cioè, ci voleva pure aver ragione, capito? Oh, mamma mia, ma ci cazzo la dà patente? Ma fa mocca a mamma. Sono d'accordo, ci cazzo la dà la patente? Cioè, tu faceva così come per dire, vai indietro. Stai bene, sei pure stronzo. Questo, guarda sto motorino. Ma come te immetti? Ma che ne avete la polizia? Che sono quelle luci secondo te, così? Che succede qua? Ma che? C'è sta una mucca. Oh, questo sembra la pubblicità della Milk. Mezza la strada, aspetta che... Perché apri lo sportello? Che devi fare? La vuoi far salì? Che vuoi fare? La vuoi toccare? Te non sei normale, vai allo zoo, ma che vuoi, oh? Ma guarda, la gente non è normale. Pora mucca, oh. Rotatoria, e questo sta a fa al contrario. Bravo, complimenti. Ma che ci vuole tanto a capire qual è il verso della rotatoria? E che ci vuole tanto a iscriversi al canale? Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. E lasciami anche un like, grazie. Ma tutto a posto. Guarda qui. Ma guarda che cazzo fai? Ma veramente? Sto criminale. Criminale? Ma che cazzo stai facendo? Guardalo. Si è
fuori di testa. Questa è gente che c'ha problemi a casa, chiaramente. Questo ma che fa? Gira? Anche... No, c'ha ripazzato. No. Indeciso. Va bene. Leggermente indeciso. È indeciso. Vai, no, passa, ma dice. È un genio. È un genio del male. È un genio del male. Cioè, voi lo pensate guidare da solo. Questo gira piano. C'è stava lo stop. Ah, lo stop devi fermare, capito? La signora, piano. Vada signora, tanto adesso passerà qualcuno, qualche intelligentone. Eccolo, fanno passare. Ma purtroppo signora, gli idioti non li abbiamo debellati. Ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Questo piano. Puttana merda. Ah così, tranquillo proprio. Non funzionava il freno. Guarda che succede. Questi passano i ciclist. Ah, è rosso, non puoi passare. Ma che dove vai, oh? Quando vai? Ma è rosso. L'ha detto pure tranquillo. Ma è rosso. Ma è rosso. Questo attenzione, c'è sta la mamma col passeggino, oh, attenzione. Beh, fa la passa. Vai. Oh. A destra. Solo quello poteva essere, a destra di c***o. Questo che succede? Lavoro in corso. Ah, quello, no, gli piace giocare così, piglia tutti i birilli. Vabbè, c'è gente che è stato fatto così. È uno che non gli facciano le regole, andiamo, no? Questo sta superando, in curva, complimenti, bravissimo. Hai aspettato proprio la curva, per superare. Che ti passa pure una persona, bravo. Questo ti passa davanti, dove vai, io? Così? Cioè, se tagli la strada così? Ci può fare in cazzo? Quest'altro? Perché ti sei fermato? Ma perché ti sei fermato? Porco tigre, no! Per rispondere anche lei, ma porco due, oh, ma che c***o! Per il telefono, ma che cazzo è? Oh, ma che c***o fai? Ma tutto a posto? Ma sei tutto scemo! Cioè, quello si è fermato perché doveva rispondere al telefono! Sai, da me invece mi danno fastidio quelli che si mettono in macchina, stanno per ripartire, io là pronto per parcheggiare, che trovare parcheggio qua a Roma è un'impresa, accendo la macchina e poi sta 3 ore al telefonino. Perché? Allora non l'accendere la macchina. Sta lì, massaggia, chiama, spegni sta macchina, oh! Mi fai aspettare là 2 ore! Questo che è? Fa passare l'ambulanza, giustamente. Questo sembra scemare. C'è sta sempre lo scemare. Quando succede questo, devi stare attento, che arriva sempre quello che si guida dietro. Scusate, quello era l'istruttore di guida. Gli stava dando consigli. Guarda che succede. Guarda questo che fa, guarda. Ma che è? Ma va in controsenso. Perché hai girato a sinistra? Ah, questo va in velocità 4x. Io non lo so. Ma perché hai fatto questa cosa? Hai fatto un numero incredibile. Questo veramente era da ritiro patente. Ok, attenzione all'estricio. Guarda questo. Ma lui pure tranquillo, si è fatto proprio sfiorare. Questo supera così in curva, ma proprio in curva, proprio in curva lo deve fare. Bravissimo, complimenti, di notte in curva. Questo che fa sta smart? Gira così in versione a U, ma cosa può fare piano? Ma che me combinate a Rimini? Figlio di p***a. Vabbè, dai, stai per fare incidente, mica. Questo, guarda qui, ma che è? Questo è ubriaco. Che fa, testa di cazzo? C'era un pannolone. Un pannolone? Ma che c'aveva un pannolone? Secondo me comunque questo era ubriaco, guarda. Ma che è? Non ho capito, qualcuno c'aveva il pannolone. Io ce l'ho. Mamma mia, c'è da aver paura di mettersi in strada oggi. È che la gente scarica tutti i problemi che c'è a casa sulla strada. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, fate un'occhiata a quest'altro sui parcheggi più assurdi. È un video molto vecchio, ma vi farà arrabbiare. C'è una creatività nei parcheggi. Parcheggi selvaggi. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E vabbè. I can do so.